Bella regà, qua è Savis che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Allora raga, oggi vi voglio spiegare perché e quali account hanno bannato e forse continueranno a bannare con questa ban wave che è uscita pochi giorni fa. Allora praticamente vi spiego proprio in sintesi raga, perché tanto a voi vi interessa sapere in sintesi le cose. Un tizio di Rockstar, ok, un dipendente di Rockstar, ha avuto la brillante idea di andare a comprare da uno abbastanza importante che vendeva account per GTA 5, quindi un tizio abbastanza grosso ragazzi, conosciuto, ha comprato un account da lui. Quindi cosa ha fatto? Comprando un account da lui duplicato raga, da Xbox One, cosa è successo? Che quell'account aveva un seriale. Essendo duplicato e facendo quel determinato glitch si copiava completamente l'account, Rockstar ha bannato quel numero, quel seriale, quell'account e automaticamente hanno trovato tutti gli altri account che derivavano da quello e hanno fatto una strage assurda raga. Quindi veramente è pericoloso, perché non si sa mai che si mettano a comprare più account per trovare più codici, più numeri risalienti a quell'account iniziale per poi farli sparire tutti raga. Veramente una cosa assurda. Io sono scioccato dall'idea di questo dipendente di Rockstar raga, veramente veramente fuori dal normale. Quindi il problema non è l'account che ha un tot di rango o la fast run o chissà cos'altro. Il problema deriva proprio da questo seriale dell'account, in modo che Rockstar li può rintracciare, perché comunque sia noi ogni account che facciamo ha un suo seriale che Rockstar può vedere, mentre noi non lo possiamo vedere. E in questa maniera sono riusciti a far sparire tutti gli account che derivavano da quello. Io raga spero che con questo video vi ho aiutato a capire qualcosa di più e niente, ci sentiamo alla prossima. Sbada bam.